Un Gela che viaggia a mille, 4 vittorie consecutive, 9 gol fatti ed uno solo subito. Secondo posto in graduatoria distante appena una lunghezza. 5 punti invece che dividono i biancazzurri da Legia Virtus capolista. Un momento d'oro per la truppa allenata dal tecnico Pietro Infantino. Una squadra che gioca a calcio e che nei momenti più difficili riesce ad agguantare con tutte le proprie forze quello che vuole. Così come è accaduto domenica a Cava dei Tirreni. Nel momento in cui l'11 campano, dopo il pareggio, ha tentato di vincerla la gara, Nassi e compagni hanno assestato il colpo del KO. Esame di maturità superato alla grande. E domenica al Presti, derby con la San Cataldese. Domenica è stato un esame di maturità importantissimo che abbiamo superato a pieni voti. Devo essere veramente molto orgoglioso della prova dei ragazzi, in quanto abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, non ci siamo mai stracati, abbiamo contrabbattuto colpo su colpo ad una grande squadra come la Cavese, costruita per vincere il campionato. E è indubbio che vogliamo proseguire su questo percorso importante, questo campionato importante che stiamo facendo, e la cosa che mi rende più felice è il fatto di dare gioia a questa città, a questi splendidi tifosi. Non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia. Domenica ci sarà una partita molto ma molto importante, un derby sentito, contro una squadra che quando gioca contro il Gela dà il meglio di sé. Per cui ci prepareremo bene, con grande intensità, con grande professionalità, perché vogliamo continuare su questa scia positiva. Il Gela piace e non vuole più fermarsi, la favola deve continuare. Abbiamo detto all'inizio del campionato in tutte le salse che avremmo voluto fare un campionato importante, perché Gela, i tifosi, la città lo meritano. Stiamo assolutamente rispettando i programmi societari e vogliamo e ci tenteremo, metteremo tutto noi stessi per far sì che questa bella favola continui. Noi siamo veramente molto ma molto convinti di poter continuare a fare bene.